Hello everyone! Ragazzi, questo venite! Allora, fatemi fare una piccola premessa. Io sono del 91, innegabilmente 3 metri sopra il cielo, per quanto possa piacere o no, ha avuto un grandissimo successo. Io mi ricordo che le mie amiche lo guardavano spesso, anche tutte le settimane. Insomma, ho detto, adesso glielo faccio vedere. Magari Brian riuscirà a capire qualcosa della cultura pop della mia generazione. Diciamo che ho passato una serata a ridere. Ha fatto un'analisi. Allora lasciate che vi introduca mio marito americano, Brian, anche conosciuto con il nome di Briller. Ciao Briller. What's good? Aspetta che si vede lo stendino se ti metto troppo male. Innanzitutto, ti è piaciuto 3 metri sopra il cielo? Era decente, cioè ho visto tanti film migliori. Penso che piaccia più a una ragazza 14enne che un maschio di 27 anni. La cosa più bella sono state le tue osservazioni mentre lo guardavamo. Grazie. Qual è stata la cosa che immediatamente è risaltata agli occhi per te? Non è che sono stato scioccato perché sono alquanto abituato a questa cosa, ma la gente dall'inizio, pur non litigando, mi sembrava sempre arrabbiata, con quel tono di voce che si sente spesso a Roma. Tipo, stai passando una bellissima giornata, eppure qualcuno ti dice ciao e fa tipo, oh, ma che ciao? Oh, che vuoi? Guarda che non sono venuto per te. Che fai, vieni? No, grazie. Che cazzo vuoi? La mia borsa. Rimani a vedere la borsa. Ma si dà già castello. Chi se ne frega? Ma vattene a quel paese, No, no, così, no, esagerato. Sarà anche la lingua italiana, ma sembrano scocciati o sembrano tipo nervosi, tipo se ci parli si incazzano. Il tono generale, l'umore era sempre tipo aggressivo. Tipo, i romani sono aggressivi, pure nel film. Cioè, pensavo forse in un film l'umore sarebbe stato più amichevole, tipo, ciao. Invece è stato tipo sempre, oh, ma che vuoi? E secondo me un romano che guarda quel film non si rende conto di questo perché è normale. E forse sbaglio io a percepire il tono, perché magari penso tipo, ma questo ce l'ha con qualcuno? Invece è solo come parla. La seconda cosa? La seconda cosa è tipicamente tutte le scritte sui muri. Cioè non è per niente una novità questo. Ovunque per la città, qualsiasi muro, qualsiasi strada, ci sono le scritte tipo gang, zifera o qualcosa. La scena importante di questo film è quando ha scritto tipo amore, ti amo. No, io e te 3 metri sopra il cielo. Esatto, quello. È una cosa romantica tecnicamente nel film. Cioè, ha scritto su un ponte principale nella città. Questo da me è un crimine. Non puoi scrivere cose sui muri così. Invece nel film proprio veniva apprezzato. Tipo, questo ha vandalizzato il ponte. Eppure tipo, ah, oh, che dolce. Cioè, fare una cosa del genere in America è tipo, vieni arrestato. Cioè, è abbastanza grave pure. Strano. È carino per quel momento che la tua ragazza lo vede, e da quel momento in poi è solo tipo un dolore all'occhio. Ogni volta che mi sveglio e cammino per la strada devo vedere tipo Antonio, ti voglio bene. 5 metri dopo è tipo Flavia, amore mio bello dei miei occhi, ti amerò per sempre. Scritto nel 97, che sicuramente questi due non sono più insieme. Però devo dire che alla maggior parte degli italiani non piacciono le scritte. Chi è che piacciono le scritte sui muri? Soprattutto se è sul muro. Tu, a te. No, ma guarda che vi manda in prigione. Non lo fai, però ogni volta che ti indico tipo, ma guarda che scritta brutta, tu fai tipo, vabbè, ma questo è bello. No. Cioè, sono tutti brutti. No, non è voglio vero. Sai che tipo di muro mi piace? Bianco. Sì, però non è vero che dico è bello. Soprattutto se è un muro tipo, non so, di un edificio storico, un ponte, cioè, no, non esiste. Questa terza cosa di cui voglio parlare adesso mi ha fatto morire dalle risate, perché Brian era
scioccato. Devo dire, non ero scioccato perché, cioè, senza offesa, ma con l'Italia, il romanticismo e tutto quello non mi ha sorpreso tantissimo. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della scena in cui una ragazza di 14 anni... Ma forse non aveva 14 anni, Babi era al liceo, ma magari ne ce n'aveva 16, 17... Pure 15, 16, veniva portata a letto per fare l'amore in un film pubblico che tutti guardano, e questo è letteralmente illegale perché lei è minorenne. Lo faresti con me? Sì. È la cosa più bella che mi potessi dire. Una scena del genere in un film americano sarebbe letteralmente illegale, perché non puoi, qual è il vero, tipo catturare una scena di una ragazza minorenne che fa l'amore, e tutti dicono tipo vabbè, 14 mica sono 11. Non sto dicendo che i minorenni non fanno mai l'amore, però non lo puoi trattare in un film. Amore, andiamo a letto. E poi fa vedere lei che si spoglia. Ma non si vede niente, eh? Certo, non si vede niente, ma si vede comunque quello che stanno facendo. Cioè, pensa, per farlo capire, pensate a un dodicenne e un dodicenne che vanno a fare l'amore. Ma non era dodicenne, dai, in su. In teoria è uguale, perché sono sempre minorenni. Ma non è uguale, non è uguale. Quella faceva il quinto, magari c'aveva pure il diciottesimo. Quello che tu percepisci un dodicenne è quello che un americano tipico percepisce un quindicenne. Che secondo me sono tutti e due troppo giovani per essere trattati in un film. Hai proprio un bel culo, lo sai? Stronzo maniaco! Guarda, questi due ragazzi di 15 anni che fanno l'amore, guardate, questo è romantico. Sì, no. E hanno appena scritto su quel muro, illegalmente. It's like, Italy, fuck! No, capisco bene quello che vuole dire Brian, basta fare l'avvocato del diavolo. Poi c'è stata un'altra scena che Brian ha detto, ma questo è un film per teenager! Vai, Potter, gira. Ma che cos'è? È una sigaretta magica. Molto magica. La vuoi rollare tu? Tipo, ti insegno a rollare e il bambino fa. È una sigaretta magica. Sì! Cioè, il bambino di 5 anni sta già imparando a rollare le canne. E sta pensando, tipo, queste sono sigarette magiche. Ho 5 anni, cioè. Certo che in Italia quando hai 14 anni tutti già iniziano a fumare. Era scioccato. È normalizzato. E questa è la parola del video. Normalizzato scrivere sui muri. Normalizzato fare l'amore minorenne. Normale rollare le canne a 5 anni. Il messaggio è tipo, se fumate le canne a 16 anni, ci sta. E il problema è farle vedere a tutti come se fossero cose legali e normali. Soprattutto perché questo film, come dicevamo all'inizio, è proprio targetizzato a un pubblico di adolescenti. C'è sempre un boomer 50 anni tipo, non possono mettere queste cose nel film. Non è così, però è un po' esagerato. E in generale l'ultima cosa che voglio dire è che lui era proprio sconcertato da quanto i protagonisti vandalizzassero in generale nel film. Sì, la ragazza, c'è di nuovo questi due, entrano in un posto abbandonato e c'è tipo una chiesa antichissima, una cosa che verrebbe tipo apprezzata dagli italiani, tipo questo è storia. Questo ragazzo va alla finestra e fa tipo... E tutti quelli che guardano devono fare così tipo... Oh. Ha rotto la finestra per entrare illegalmente a fare l'amore con questa giovane. Cioè, questa chiesa era antica, era tipo... Era un castello. Un castello? Ah. No, la chiesa anche blasfemi. Vabbè. Non lo so.
Grazie di averci dato questo tuo punto di vista. Devo dire che adesso che sono più... Dai, nemmeno per i saluti resti. Adesso che sono più grande devo dire che capisco quello che vuoi dire. E quando ero piccola non le vedevo queste cose. Quindi effettivamente forse un po' da preoccuparsi ci sarebbe. Mi hai fatto ridere tantissimo. Spero che abbia fatto ridere anche a voi. È semplicemente la mia percezione. Non dico che è giusta o sbagliata, però io volevo solo fare questo video perché secondo me è divertente e interessante. È uno spunto di riflessione. Ci vediamo la prossima volta. Peace out. Spread the vlog. Ciao, ragazzi.